19 dicembre, Teramo onora San Berardo, suo santo patrono, e nelle strade della città è festa grande. La tradizionale fiera ha invaso tutto il centro storico, inoltre i negozi resteranno aperti fino a tarda sera, mentre lo street food fino a notte fonda. Una festa laica, ma soprattutto religiosa. In mattinata nella cattedrale di Teramo si è svolta la solenne messa officiata dal vescovo Leuzzi, alla presenza dei religiosi e di tutto il clero della diocesi di Teramo Atri. Si è ricordata la santa figura di Berardo, nato dalla nobile famiglia dei Pagliara, dell'omonimo castello ubicato nei pressi di Isola del Gran Sasso. Berardo donò tutti i suoi beni personali alla Chiesa e in virtù della fama di santità che lo accompagnava, fu chiamato nel 1116 come pastore della Chiesa Prutina. Dedicò la sua vita al soccorso dei poveri e alla pacificazione dei contrasti tra le fazioni cittadine. Nel pomeriggio poi, sempre il vescovo di Teramo, Monsignor Leuzzi, presiederà la solenne processione con la reliquia del braccio di San Berardo, trasportata per le vie cittadine con benedizione finale in Duomo. Durante la celebrazione serale, il sindaco Gianguido D'Alberto offrirà un cero a nome della città e si rinnoverà in chiusura un suggestivo momento di preghiera cantata. Infatti, come tradizione vuole, un coro scelto di cittadini volontari eseguirà in modo solenne ad alta voce l'inno a San Berardo, melodia dedicata al patrono della città.